Grazie Presidente, signori colleghi. È la seconda volta che prendo la parola in quest'Aula per porre all'attenzione vostra e delle istituzioni la situazione di Asia Bibi. Come sapete, questa giovane madre pakistana è stata prosciolta dalla Suprema Corte del Pakistan, ma purtroppo nulla è cambiato nella sua vita, perché a causa dei tumulti di piazza agitati dagli islamisti, il governo pakistano ha deciso di trattenerla in Pakistan fino a che non sia aperto il richiesto procedimento di revisione della sentenza che l'ha prosciolta. Nel frattempo il suo avvocato ha dovuto sfuggire dal Pakistan a causa delle minacce di morte e si trova in una località segreta. Il marito di Asia e i suoi figli a loro volta sono nascosti in una località segreta e da quella località segreta hanno fatto un appello al nostro governo, al governo italiano, perché si dia finalmente ospitalità, salvacondotto, possibilità di salvezza a questa giovane donna e alla sua famiglia. Sappiamo che il ministro Salvini e il ministro Fontana stanno lavorando sotto traccia, con tutta la delicatezza del caso, per risolvere questa vicenda internazionale e vogliamo garantire tutto il nostro sostegno al lavoro di questi due ministri del nostro governo. Allo stesso modo, tuttavia, riteniamo indispensabile che anche altre istituzioni diano segnali concreti di appoggio a questa donna, a questa madre, a questa famiglia. Quindi diamo innanzitutto, personalmente garantisco il mio sostegno all'iniziativa che si terrà martedì 13 novembre dalle 14 alle 15 davanti al Campidoglio, nel quale si esporrà una fotografia di Asia Bibi, e inoltre chiedo che altri comuni e altre istituzioni sviluppino iniziative le migliori possibili per manifestare a questa situazione tutta la solidarietà del popolo italiano. Non possiamo permetterci che accadano cose del genere al mondo. Non è possibile che una donna, una famiglia vengano perseguitate per la loro fede, e in questo senso chiedo che quanto prima sia convocata la Commissione dei diritti umani del nostro Senato perché si possa dare anche in quella sede adeguata attenzione a questa vicenda. Grazie.